Signori, bentornati sul canale di Devi. Oggi andiamo a vedere la Tirpitz in un matchmaking davvero molto molto difficile. Infatti siamo capitati contro le navi di livello 10. La Tirpitz in uno degli ultimi aggiornamenti, adesso non mi ricordo effettivamente quando è stato rilasciato, ha ottenuto un upgrade per quanto riguarda i cannoni secondari, per quanto riguarda la gittata. Quindi andremo a sparare con i cannoni secondari a 11,3 km. Questa cosa non mi ricordo se l'ho detto in un altro video, comunque ve la dico adesso. 11,3 km rispetto ai 10,6 che avevamo inizialmente, quindi abbiamo guadagnato qualcosina. Anche la Kurfürst ha ottenuto questo vantaggio. Infatti, i suoi cannoni adesso spareranno a 11,6. Per quanto riguarda le armi secondarie, attenzione. Allora, il matchmaking è davvero molto molto difficile. Vedo già che hanno una Z52. La Z52 non ha bisogno di presentazioni, sappiamo quello che può fare. Dipende anche cosa può fare la nostra Z52 contro quella avversaria. Un piccolo sollievo, 3 contro 2 cacciatorpedinieri, potremmo avere un piccolo vantaggio se sfruttato a dovere. Io spero veramente che il cacciatorpediniere, no, niente, il cacciatorpediniere giapponese non ha neanche il camuffamento, evidentemente costa troppo. Ed è un problema perché anche la Neptune, vabbè ragazzi, non gioco più allora, non so, giocate voi, non lo so. Il camuffamento è essenziale perché ci permette, soprattutto nei cacciatorpedinieri, di guadagnare quei pochi metri, 0,3 km, 300 metri se volete, che ci permettono appunto di essere invisibili agli occhi dei cacciatorpedinieri nemici. Quindi se non mettete il camuffamento partite già in svantaggio. Se non avete neanche la skill del comandante, praticamente fate prima a cambiare gioco. Vediamo un attimo, loro stanno cappando i nostri cacciatorpediniere. Ragazzi, veramente la partita si basa su di loro. Veramente, loro hanno la Missouri, potrebbe essere fastidiosa. Via l'aereo. Cerchiamo di avanzare. Perché iniziate già a cliccare inutilmente? La partita è iniziata da 2 minuti. Ah, per la Neptune. La Neptune livello 9, livello 9 britannico. Può fare una buona partita. Non ha la cadenza di fuoco della Minotaur. Ancora dovrebbe essere sui 5 secondi. Quella nave adesso vado a memoria, ovviamente. Non mi ricordo quando viene spottata. Comunque, ripeto, il camuffamento è d'obbligo. Vediamo le prime navi. La prima corazzata. Sì, la Izumo, però siamo, non dico al limite, però è un colpo abbastanza. Anche perché devo girare, vediamo un attimo se riusciamo magari a piazzare qualche hit. Non dico di fare la cittadella, ma almeno 2000-3000 danni me li devi dare. Ho proprio l'acqua, abbiamo anticipato troppo, non sta accadendo. 3200, va bene, dai, lo possiamo accettare fino a un certo punto. Lì abbiamo la Z52, veramente. Dobbiamo cercare di affondarla, però è un'impresa. La nostra Z52 direi che è morta, senza problemi. Cioè, qui purtroppo devo provare il lancio, il colpo sulla Z52. Quella Z52 è veramente inguardabile. So, sicuramente veniva spottata da qualcuno. 3828 sulla Z52, facciamo quello che possiamo. Alla fine è un colpo su una nave minuscola, quindi cosa volete di più? Ragazzi, dobbiamo affondarla. Qui spariamo già alla cieca e non va bene. Assolutamente non va bene. Bravissima. Va bene così. Così va bene. La Gehring, adesso dobbiamo puntare sulla cadenza di fuoco della Gehring. Non devo parlare più. Abbiamo perso la Gehring. Ci iniziano già a dare un po' di fastidio. Chi è che sta sparando? La Carolina, lo so, lo so, lo so.
Ragazzi, ragazzi, questi cacciatorpedinieri schifosi. Ma serio, eh? Attenzione, l'Akagero. Attenzione, pesca il jolly. Attenzione, l'Akagero, pesca il jolly. Occhio che pesca il jolly. Devastating strike, colpo devastante. Ha pescato il jolly, brava. Non era facilissima come lettura di gioco, però va bene. Qui siamo messi molto 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 male, non abbiamo occhi, o perlomeno sono concentrati su, tutti sulla Kagero, non so quanto potrà resistere ancora sinceramente. Direi che è morta anche quella. Peccato, ho fatto una cosa molto buona che è il Devastating Strike, però poi si è sciolta come neve al sole, quindi davvero una cosa brutta. Mannaggia, siamo in difficoltà. Molto in difficoltà. Molto in difficoltà. Abbiamo perso anche una nave molto importante. Sicuramente la Gering avrà lanciato i siduri verso di noi, quindi dobbiamo in qualche modo cercare di evitarli. Forse un pochino più alto questo colpo. 4998 di rabbia, facciamo vedere che ci siamo. Io ho paura assolutamente dei colpi, sicuramente che arrivano da destra, ma anche del... Ah no, sono della Minotauro, va bene. Dei siluri. Io qui non so se la nostra nave, la nostra Neptune abbia attivato il coso, la idro. Spero di sì, perché dobbiamo assolutamente avere il passaggio libero da qualsiasi pensiero. Abbiamo perso la Kutuzov, siamo sotto di due navi. 3000 sulla Kurfürst, facciamo quello che possiamo. Sembra una telecronaca, in effetti. Visto i siluri arrivano. Arrivano. Senza così non è facile. Non abbiamo occhi. Detonazione. Andiamo a sinistra. Molto male. Cerchiamo di 3008 per il momento. Pochi danni. Dobbiamo virare la Agiova, praticamente sarà distrutta in pochi secondi, però non ha senso andare anche noi centrali, verremo spazzati via senza problemi. Questo è un colpo più da HE, però noi abbiamo le AP e spariamo le AP. La Neptune sta facendo una cosa che molto rischiosa, se viene spottata è morta. Un colpo su quella Minotaur non avrebbe senso perché non la beccheremo mai da questa distanza. Ragazzi, sono mancati la 052, poteva fare una partita davvero devastante. Qui dobbiamo giocare in difesa, molto in difesa. Ci sta la ciapa. No, non abbiamo tiro. Non ha senso sparare alla ciapa adesso. Andiamo sulla Bismarck. Mi sta veramente questo 3828 basta. Andiamo. Qua le idee sono poche perché siamo 5 contro un'intera squadra, quindi non è facile. Siamo davvero molto in difficoltà. Abbiamo fatto un 25 sulla Bismarck, ci dà un po' di morale, però non penso che servirà molto. Via l'aereo. Sono tutti qui loro, eh. Vediamo, no, la ciapa va via. Abbiamo perso anche la Neptune. Andiamo
andiamo sulla Bismarck nuovamente. Magari facciamo sentire un po' i nostri cannoni, siamo rimasti in tre. Un altro 4000, va bene. Andiamo sulla Bismarck. Siamo rimasti in due. Buono così. Molto buono l'Achille sulla Bismarck. Abbastanza meritata per i danni fatti finora a quella nave. Siamo due contro tanti. Qui veramente non so cosa mi possa salvare. Veramente non lo so. Doppia cittadella sulla Neptune. Buona kill della push boost. Ragazzi, purtroppo è così. Purtroppo è così. Recuperiamo un pochino di HP, però ci prendiamo colpi da destra e da sinistra. Ok, va bene. La nostra comunque artiglieria è in funzione, eh. Sfortuna sulla ciapa. Molta sfortuna. Dobbiamo continuare sulla ciapa. Anche se non è. Attenzione, c'è la Gehring. Andiamo sulla Gehring. Andiamo sulla Gehring. Buono. 120.000. Cioè, non basta che mi fai perdere tu il tuo plotone del cavolo. Non basta che mi fai perdere. Chi sei che scrivi? Tu e il tuo plotone del cavolo. Proviamo ad andare di nuovo sulla Carolina. Un altro colpo magari potrebbe. Qua più HE però. Più HE. Siamo molto in difficoltà. Siamo completamente circondati. Completamente circondati. Peccato. Vediamo quello che abbiamo guadagnato, nonostante una prestazione direi abbastanza buona. Ricordiamo che siamo contro navi di livello 10, eh? 569.000 crediti, 137.000 danni, 43 hit, una nave affondata, un colpo critico, 5 incendi, 4 cittadelle, una base difesa, 113 colpi d'arma secondaria. Siamo arrivati primi con 1243, una differenza abissale tra la prima posizione e tutte le altre. Basti pensare che la 052 ha fatto 291 e che tutta l'altra squadra ha fatto praticamente la metà dei miei punti. Rapporto dettagliato, abbiamo fatto male sicuramente la Bismarck, 45.000 danni. Per quanto riguarda anche la Neptune, anche ha preso un pochino di colpi, crediti, levate, le varie spese, 432.000 e un po' di esperienza del comandante. Ragazzi, video terminato, grazie per l'attenzione. Vi ricordo pagina Facebook, canale Twitch. Mi sto mangiando le parole oggi. E Instant Gaming, il sito per poter acquistare i giochi a prezzi scontati. Trovate tutti i link in descrizione. Direi che è davvero tutto. Noi ci vediamo alla prossima. E quello pure dice fai veloce, ma veloce cosa? Ciao!